Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento per raccontare il censimento del 2021 che, come sapete, sta per partire il prossimo ottobre e che è particolarmente dedicato oggi alle comunità straniere in Italia e agli stranieri censiti. Passeremo insieme 2 ore, lo faremo accanto ad esperti della materia per raccontare di nuovo la ratio e la strategia del censimento permanente della popolazione, ma anche per darvi, riteniamo, delle informazioni utili dal punto di vista operativo per partecipare consapevolmente a questo censimento e anche per eventualmente avere la possibilità di sapere come fare chiarimenti, come richiedere chiarimenti e come avere le risposte. Prima di cominciare di presentare i nostri ospiti, io voglio dire che questo per noi è un appuntamento molto importante. Siete numerosi, siete oltre 70 iscritti, appartenete, e per noi è motivo di orgoglio, ad associazioni, a comunità, ad ambasciate, a istituti di mediazione, a osservatori. Questo è, come dico spesso in queste occasioni, la prova tangibile del fatto che c'è una crescente consapevolezza da parte di tutte le componenti che partecipano ai censimenti sull'importanza dell'operazione censuaria e anche sulla responsabilità che ciascuno di noi ha in questa importante macchina complessa. Il censimento del 2021 riguarda 2,5 milioni di cittadini. Si svolge, diciamo così, territorialmente in 4.531 comuni sparsi in tutto il territorio ed ovviamente per la natura che ha avrà comunque caratteristica censuaria. Il lavoro che si svolge oggi per 2 ore, come al solito, consente nella tradizione di Istat la possibilità di fare delle domande. Le potrete fare ad un certo punto. Quando finiranno gli interventi, la regia ve l'ho già ricordato, potete nell'arco dei lavori inviare le domande invitando possibilmente i relatori, ma altrimenti risponderemo e poi vi daremo anche dei riferimenti utili al termine della giornata di lavoro. Di che cosa parleremo esattamente oggi? Allora, insieme al capo servizio della Direzione delle Statistiche Demografiche, Gerardo Gallo, parleremo naturalmente della strategia. E soprattutto ci chiederemo quali sono le migliori modalità per rilevare la popolazione ed in particolare gli stranieri censiti. Cercheremo di capire, perché questo per noi è importante, se ci sono delle differenze tra i vari territori. Con gli interventi delle colleghe che si susseguiranno, invece, cercheremo di dare, oltre alla strategia, le istruzioni operative e, da ultimo, vi daremo anche una presentazione di strumenti di comunicazione che accompagneranno tanto il racconto di questo censimento, quanto, e mi sembra la cosa più importante, la possibilità di darvi supporto nelle operazioni. A questo punto io mi fermo e cedo immediatamente la parola al mio collega Gerardo Gallo, dirigente del servizio della Direzione delle Statistiche Demografiche. Gerardo, a te la parola. Buon lavoro a tutti. Grazie, buongiorno a tutti, grazie della presentazione e benvenuti all'iniziativa. Io intanto vi parlerò, come già stato annunciato, di quelle che sono le strategie, gli obiettivi del censimento della popolazione in riferimento agli stranieri. In realtà, scusate, devo sistemare un attimo lo schermo, ecco qui. Cominceremo a parlare in particolare degli obiettivi. Quindi, l'obiettivo del censimento è storicamente quello di rilevare tutta la popolazione, quindi anche nel caso degli stranieri, nei diversi contesti territoriali. Per quanto riguarda la componente straniera della popolazione, non poche criticità si ravvisano sia nei grandi centri urbani che rappresentano delle aree critiche, nelle periferie per quanto riguarda alcuni insediamenti, ma anche per quanto riguarda alcune altre collettività straniere, i centri storici. Ci sono delle differenze da questo punto di vista. Se immaginiamo città come Genova, per esempio, ma solo per fare un esempio, c'è una forte concentrazione della componente straniera nel centro storico delle città,
Invece in altre città come Roma c'è una grossa concentrazione nelle periferie. Questo quindi dovrebbe comportare, sono allo studio, ulteriori elementi di soluzioni, diciamo, tecniche, organizzative da parte della rete di rilevazione per cercare di cogliere questi aspetti. Ci stiamo lavorando. Poi l'altro contesto che differenzia dal punto di vista territoriale la popolazione straniera sono per esempio le attività agricole. C'è una concentrazione anche nelle zone rurali e qui, anche qui si annidano diverse criticità, diversi rischi di sottocopertura. Da questo punto di vista ci stiamo attrezzando e vedremo come anche rispetto a questo. Una delle strategie è quella di utilizzare, oltre alle indagini, l'indagine areale per esempio, che è quella che dovrebbe consentire meglio di cogliere l'allocazione degli stranieri sul territorio, anche i segnali di vita amministrativi. Come è noto, ci sono i contributi versati, i contributi per attività di lavoro da parte dei datori di lavoro versati all'INPS, che rappresentano una fonte da questo punto di vista molto molto importante per capire dove c'è e che tipo di concentrazione di stranieri sui territori italiani. Se noi pensiamo per esempio all'archivio Colf e Badanti, che è un archivio che conta diverse centinaia di migliaia di stranieri, oppure quello degli affitti regolari, no? Oltre all'archivio della manodopera agricola, già abbiamo colto, come dire, tre tipologie di presenza straniera che è molto diversificata sul territorio e che rappresenta degli utili elementi per migliorare la copertura della rilevazione straniera. Ora, i contenuti informativi sul censimento permanente della popolazione quindi sono molto orientati a cogliere la componente straniera, ma anche quella di origine straniera. Per esempio, attraverso queste informazioni, il luogo di nascita, la cittadinanza, lo stato estero di cittadinanza, l'acquisizione della cittadinanza italiana, lo stato estero della cittadinanza precedente per chi è diventato italiano, le modalità di acquisizione della cittadinanza e il paese di nascita dei genitori, combinate tra loro queste informazioni, ci consentono anche di rilevare, di scomporre tutta la popolazione residente in Italia nelle sue diverse componenti che la costituiscono. Quindi abbiamo una popolazione per esempio completamente italiana che non ha mai avuto, come dire, una caratterizzazione mista dal punto di vista come dire etnico. Poi c'è la popolazione di origine straniera, cioè quella che è nata all'estero oppure che ha acquisito la cittadinanza italiana e ha un background migratorio. Insomma, queste informazioni combinate tra loro ci consentono di spacchettare, consentitemi il termine, la popolazione in quelle che sono le sue componenti più caratteristiche. Rispetto ad altre variabili sociodemografiche, ovviamente un ruolo, un'informazione importante assunto dal grado di istruzione. Potete immaginare la ricchezza informativa di questa variabile quando confrontiamo italiani e stranieri, oppure quando confrontiamo i cittadini naturalizzati italiani e quelli immigrati e quelli italiani. Insomma, consente un apporto conoscitivo molto interessante. La condizione professionale o non professionale, anche qui, come per il totale della popolazione, riusciamo, come dire, a cogliere quelle che sono tutte le sfumature sia della condizione professionale degli occupati, sia per quanto riguarda la condizione non professionale, quindi i disoccupati, quelli in cerca di occupazione, eccetera. E le informazioni rilevate attraverso i fogli individuali del questionario, incrociate con la relazione di parentela all'interno del foglio di famiglia e con il registro degli individui, ci consente anche di ricostruire le strutture familiari, le coppie, i nuclei,
le famiglie con componenti stranieri e la tipologia familiare anche degli stranieri. Questa è un'attività che richiede molta attenzione, molto complessa, perché dobbiamo combinare dati di indagine con dati amministrativi, e su questo stiamo lavorando, dato la trasformazione, diciamo il passaggio che c'è stato in Istat dal censimento tradizionale al censimento appunto combinato tra archivi e indagini. E, per quanto riguarda il censimento della popolazione straniera, un ulteriore elemento molto importante per il processo di integrazione degli stranieri in Italia riguarda proprio gli aspetti dei componenti familiari, quindi combinati con le informazioni, per esempio i figli nati in Italia con l'acquisizione di cittadinanza rappresenta un contenuto informativo rilevante, così come ulteriori informazioni di cui abbiamo parlato, i rapporti di mascolinità, la composizione di genere, ci consente anche di studiare lo squilibrio di genere, anche a livello territoriale, tra nord e sud del paese, per esempio, così come le coppie miste, quando ci imbattiamo, diciamo, attraverso analisi dei dati, in quelle che sono i coniugi italiani e il coniuge straniero. La proprietà dell'abitazione e il titolo di godimento dell'abitazione rappresentano un'ulteriore informazione di integrazione, così come il titolo di studio, il tasso di occupazione e i modelli insediativi per quanto riguarda proprio lo studio del luogo di lavoro rispetto al luogo di dimora abituale rilevato al censimento. E cosa stiamo facendo per migliorare la copertura? Questo è l'aspetto che mi ricollego a quanto dicevo in precedenza in apertura. Noi abbiamo già operato un'innovazione di processo, che è il passaggio dal censimento porta a porta a un censimento combinato, dove si incrociano, si combinano le informazioni degli archivi amministrativi. Vi ho citato prima l'esempio, i lavoratori, no, nell'archivio dei lavoratori nell'agricoltura, l'archivio colf e badanti, no? Combinare queste informazioni con le indagini, rappresenta un'innovazione di processo rilevante. Alcune cose le colgono meglio le indagini, altre meglio gli archivi amministrativi. Noi abbiamo in Italia almeno 400.000 stranieri che non sono iscritti in anagrafe ed emergono grazie alle informazioni dei contributi versati dai datori di lavoro per colf e badanti e per l'agricoltura. Questo rappresenta, voglio dire, un grosso contributo, miglioramento rispetto al conteggio della popolazione. È difficile cogliere queste realtà nei contesti urbani, dove c'è un'alta concentrazione di colf e badanti, e invece nei contesti rurali, dove invece ci sono immigrati stranieri che lavorano e non sono stagionali, badate bene, sono lavoratori che lavorano per gran parte dell'anno, sono dimoranti abitualmente, non sono occasionalmente presenti o lavoratori stagionali. Da questo punto di vista, quindi, noi abbiamo migliorato la capacità, ecco, di interpretare gli archivi amministrativi e di coglierne la ricchezza contando queste persone. Ma non è ancora finita qui la sfida, perché dobbiamo cercare di capire, appunto, data la crisi pandemica, data la situazione in cui ci troviamo, dobbiamo andare oltre, dobbiamo sensibilizzare, fare campagne di comunicazione tipo questa, per riuscire a capire dove intervenire, nelle periferie, per quanto riguarda i contesti urbani, nelle scuole, per quanto riguarda delle periferie, nei contesti urbani, oppure anche presso le realtà rurali, dove è più alta la concentrazione della presenza straniera nelle attività agricole. Stiamo studiando insieme all'ufficio della comunicazione questo tipo di approccio. Dal punto di vista delle innovazioni di contenuto rispetto al passato,
abbiamo introdotto molte informazioni, per esempio rispetto nel censimento del 2001 è stata inserita per la prima volta l'acquisizione cittadinanza italiana e le modalità di acquisto. Beh, è chiaro, nel 2001 stava già la presenza straniera, era diventata forte, il fenomeno era, come dire, visibile, significativo. Ma nel censimento del 2011 abbiamo arricchito il questionario, chiedendo per esempio il luogo di nascita dei genitori. Abbiamo ampliato la classificazione della modalità di acquisizione della cittadinanza italiana, per arrivare addirittura nei questionari del censimento permanente a chiedere anche se la doppia cittadinanza e qual è, ulteriormente ampliando anche le modalità di acquisto di questa informazione. Le altre novità di processo, le innovazioni di processo, ve l'ho già descritte. L'impiego delle fonti amministrative che vanno a supporto delle indagini campionarie. Quindi raccogliere attraverso gli archivi, identificare i segnali di vita amministrativi che ci consentono di cogliere una presenza straniera che con le indagini altrimenti non riusciremo a cogliere. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile per le vostre domande. Grazie Gerardo, soprattutto per la chiarezza. Avete sentito, sono intervenuti negli anni delle innovazioni di processo, ma credo che il collega Gallo abbia messo anche l'accento su quella che è l'importanza della partecipazione di tutti a questa rilevazione, proprio per studiare meglio le varie tipologie. Abbiamo detto che ci sono innovazioni di processo, vedremo in interventi successivi quali sono stati anche i cambiamenti nel corso dei censimenti, perché noi abbiamo uno spaccato dal 2001 al 2018. Adesso però cerchiamo di entrare dalla strategia all'operatività e quindi cominciamo con la collega della raccolta dati, Novella Cecconi, a dare delle vere e proprie pillole di istruzioni per l'uso. Novella Cecconi per la raccolta dati. Buongiorno a tutti. Condivido le slide. Allora entriamo più nell'operativo, quindi parliamo delle due indagini campionarie a supporto del censimento permanente della popolazione, che come abbiamo detto è un'integrazione tra dati amministrativi e dati da indagine. Le due indagini a supporto del censimento sono due, la rilevazione areale e la rilevazione da lista. Vediamo quali sono le fasi e i tempi. Innanzitutto la data di riferimento del censimento è il 3 ottobre, quindi in particolare la mezzanotte tra il 2 e il 3, quindi tutti i dati sono riferiti a questa data se non altrimenti richiesto nel questionario. La rilevazione areale è divisa in due fasi, una fase di verifica del territorio che andrà dal 1 ottobre al 13 ottobre e in questa fase interverranno esclusivamente i rilevatori sul territorio, poi vedremo come, e una seconda fase in cui i rilevatori andranno ad intervistare le famiglie, quindi dal 14 ottobre al 18 novembre, che è la fase proprio di rilevazione porta a porta. La seconda indagine invece è la rilevazione da lista. Questa rilevazione è divisa anch'essa in due fasi, una fase di restituzione spontanea, diciamo forte, assoluta, che sarà dal 4 ottobre al 7 novembre, ma che comunque proseguirà per tutta la rilevazione, quindi fino al 23 dicembre, in cui si potrà restituire il questionario autonomamente online o tramite i centri comunali di rilevazione istituiti sul territorio, e una seconda fase di recupero delle mancate risposte da parte dei rilevatori. Quindi i rilevatori, gli operatori comunali entreranno sul campo per andare ad intervistare le famiglie che non hanno risposto nella prima fase. Questa seconda fase avverrà dall'8 novembre al 23 dicembre. Cosa farà il rilevatore nella prima fase dell'indagine reale? Al rilevatore verranno assegnati degli indirizzi campione o delle sezioni di censimento, quindi delle aree di territorio, e lui dovrà verificare questi indirizzi a lui assegnati o le aree assegnate, eventualmente anche inserendo nuovi indirizzi. Dopo aver verificato gli indirizzi, il rilevatore presso gli indirizzi confermati, quindi quelli esistenti sul territorio, andrà ad affiggere le locandine relative all'indagine. Vediamo insomma la locandina, che è divisa in diverse parti, una prima parte in cui c'è l'annuncio
dell'avvio appunto del censimento permanente della popolazione, in cui è indicata la data di avvio delle visite del rilevatore, quindi il 14 ottobre, cosa potrà fare il rilevatore, quindi fornire assistenza alla famiglia, intervistarla o indicare alla famiglia i centri comunali dove può recarsi, una parte a cura del rilevatore che sarà compilata con i riferimenti del rilevatore stesso e del comune, e infine una parte con le indicazioni del numero verde Istat che potrà contattare la famiglia per chiedere informazioni o chiarimenti, con i riferimenti anche del sito Istat relativo al censimento. Oltre alle locandine, il rilevatore, negli indirizzi da lui confermati, distribuirà nelle cassette postali delle famiglie delle lettere non personalizzate, a firma ovviamente del presidente Istat, in cui si darà avvio appunto al censimento e si chiederà la collaborazione delle famiglie a partecipare all'indagine, e lascerà anche degli avvisi di passaggio in cui indicherà il giorno e gli orari in cui effettuerà le interviste. Sempre in questa prima fase il rilevatore potrà andare a individuare casi particolari che potrebbero comportare delle difficoltà durante la successiva fase di rilevazione porta a porta, ad esempio situazioni di particolare degrado sociale in alcune zone della città o del comune, o edifici occupati abusivamente, insomma tutte quelle situazioni che possono comportare difficoltà. Nella seconda fase dell'indagine areale, che è la fase di rilevazione porta a porta, il rilevatore si recherà di nuovo presso gli indirizzi che lui ha confermato nella fase precedente, proprio per rilevare tutti gli alloggi presenti negli indirizzi confermati e intervistare le famiglie che vi hanno dimora abituale, quindi che vivono stabilmente presso gli alloggi. L'indagine areale è un'indagine alla cieca, quindi il rilevatore in questo caso non sa chi troverà presso quegli edifici e non deve neanche disporre di un elenco desunto dalle liste anagrafiche comunali, quindi deve andare completamente alla cieca a intervistare le famiglie che trova presso gli alloggi e che dimorano abitualmente presso gli alloggi. Nella fase del porta a porta, come può rispondere la famiglia? Quindi dal 14 ottobre al 18 novembre il rilevatore deve far presente alla famiglia, nella sua prima visita, quindi di contatto con la famiglia, quali sono le possibilità di risposta. La famiglia può rispondere tramite il rilevatore, quindi con intervista faccia a faccia, presso il proprio domicilio, quindi il rilevatore effettuerà un'intervista tramite un tablet a sua disposizione. Se la famiglia preferisce non fornire le risposte al rilevatore, il rilevatore dovrà dare il suo tablet alla famiglia che provvederà a rispondere al questionario, sempre ovviamente in presenza del rilevatore, nel caso in cui la famiglia avesse necessità di un supporto tecnico da parte del rilevatore, oppure il rilevatore, dopo aver verificato quali sono, diciamo, gli individui abitualmente dimoranti presso quell'alloggio e aver stilato una lista di questi individui, potrà invitare la famiglia a recarsi presso i centri comunali di rilevazione, dove la famiglia potrà effettuare un'intervista faccia a faccia con un operatore comunale, oppure potrà compilare autonomamente su un tablet o su un PC messo a disposizione del comune il questionario, sempre con un aiuto tecnico da parte dell'operatore comunale. Nel caso dell'indagine da lista, invece, nella prima fase, che è quella di restituzione spontanea, quindi dal 4 ottobre al 7 novembre, la famiglia può compilare autonomamente il questionario via web, e è possibile compilare il questionario anche nelle lingue che vedete, quindi in inglese, francese, tedesco e sloveno, oppure può recarsi presso il centro comunale di rilevazione. In questo caso può compilare sempre autonomamente il questionario su un PC messo a disposizione del comune, sia autonomamente sia con il supporto, diciamo, di un operatore comunale per chiedere chiarimenti, ad esempio su alcuni quesiti presenti nel questionario, può farsi intervistare da un operatore comunale oppure può contattare telefonicamente il comune per un'intervista telefonica. Nella successiva fase, che è la fase di recupero delle mancate risposte, come abbiamo detto, entrano sul campo i rilevatori per andare a intervistare le famiglie che non hanno risposto nella fase precedente. In questo caso, oltre ai canali già aperti nella fase 1, si aggiungono due canali. Quindi l'intervista tramite rilevatore presso il domicilio della famiglia, perché il rilevatore contatterà la famiglia a domicilio, oppure la famiglia potrà essere contattata telefonicamente da un operatore comunale per un'intervista faccia a faccia.
Ricordiamo che la famiglia può compilare autonomamente il questionario solo fino al 13 dicembre. Dopo tale data, quindi dal 14 dicembre al 23 dicembre, sarà possibile effettuare l'intervista solo con un operatore comunale. Allora, vediamo cosa fa il rilevatore nel caso in cui entra in contatto con una famiglia straniera. Ovviamente, se la famiglia parla in italiano, il rilevatore può avvalersi semplicemente della documentazione cartacea in lingua ad hoc predisposta dall'Istat per effettuare l'intervista, quindi per aiutarsi e intervistare la famiglia nel caso in cui la famiglia abbia qualche difficoltà di comprensione di qualche quesito. Se la famiglia non parla italiano, invece il rilevatore deve, e quindi non è sufficiente neanche la documentazione in suo possesso, il rilevatore deve segnalare il caso al responsabile dell'ufficio comunale, che si avvarrà della collaborazione di mediatori culturali, che potranno accompagnare il rilevatore dalla famiglia per supportarlo nell'effettuazione dell'intervista. Potrà capitare anche qualche caso in cui la famiglia straniera sia composta esclusivamente da minorenni, quindi il cui l'intestatario, quindi la persona di riferimento, sia un minorenne. In questo caso, anche in questo caso, il rilevatore deve fare presente il caso al responsabile comunale, che procederà a contattare il tutore dei minorenni per poter effettuare l'intervista. Cosa può fare la famiglia invece straniera per chiedere chiarimenti e supporti? Quindi i canali, come vedete, per chiedere chiarimenti sono tanti. Innanzitutto consultare la documentazione ad hoc predisposta, che poi vedremo nel successivo intervento. Chiedere chiarimenti allo stesso rilevatore o operatore comunale, che utilizzerà appunto il materiale in lingua in suo possesso, contattare il numero verde Istat che vedete, quindi 800-188-802, che offre anche la possibilità di parlare con un operatore in lingua, quindi tedesco, francese, inglese e sloveno, oppure contattare i centri comunali di rilevazione, che sono consultabili sul sito indicato del censimento, possono essere indicati dall'operatore del numero verde o dall'operatore comunale stesso. Andiamo a vedere qualche dato nel 2019, direi interessante, quindi come hanno risposto le famiglie straniere. Innanzitutto il tasso di risposta totale delle famiglie straniere, come vedete, è stato pari al 99,5%, quindi anche molto più alto rispetto al tasso nazionale, che è stato pari al 92,5%. Riguardo ai canali di restituzione, diciamo il canale più utilizzato è stata l'intervista faccia a faccia a domicilio con un rilevatore, quindi circa il 50% delle famiglie potenzialmente rispondenti ha risposto tramite intervista con un rilevatore. Ma come vedete, il secondo canale utilizzato è stato proprio il web autonomo, insomma il 22,4%, quindi segnale anche che comunque il questionario Istat è anche un questionario semplice da compilare e da navigare, quindi evidentemente anche le famiglie straniere non hanno trovato particolare difficoltà nel rispondere al questionario. E via via, diciamo, gli altri canali, quindi sicuramente un'intervista faccia a faccia presso i centri comunali di rilevazione, meno ovviamente è stato utilizzato il telefono per contattare i centri comunali di rilevazione. E io ho terminato con la mia presentazione, grazie a tutti. Bene, grazie anche a Novella Cecconi. Abbiamo cominciato ad entrare nell'operativo. Proseguiamo i profili operativi dando la parola a Nicoletta Ferrante, sempre collega dell'Istat, anche lei di raccolta dati, e qui entriamo invece in un dettaglio, lo aveva accennato pochi secondi fa anche Novella Cecconi, la documentazione e in particolare i materiali di rilevazione utili per le comunità straniere. Prego la collega Ferrante. Grazie, buongiorno a tutti. Adesso, come diceva la dottoressa Ravioli, vediamo un po' più il materiale, un po' più sull'operativo. Cosa abbiamo pensato per aiutare le popolazioni straniere in Italia? Sono state scelte, dopo uno studio effettuato dai colleghi, 10 lingue, quelle più importanti, quelle che ci sono più all'interno del nostro paese. Queste sono le lingue che adesso vedremo in documentazione che abbiamo. Come diceva la dottoressa Cecconi, le lettere informative ci sono sia per la Reale che per la lista, firmata dal nostro presidente, e vengono consegnate dai rilevatori, quelli per l'indagine della lista, e sono state fatte sia in italiano, ovviamente, che in bilingue tedesco, in bilingue sloveno e in bilingue francese. Stessa cosa per l'indagine da lista, che però vengono recapitate direttamente dal postino.
In più, dentro la lettera, dentro la busta, oltre la busta, ci abbiamo anche un dépliant fatto dalla nostra direzione della comunicazione, ovviamente un dépliant con tutte le informazioni possibili, sintetiche, ma scritto in un linguaggio semplice e molto chiaro, e sono state tradotte anche in francese, in tedesco, in sloveno, ovviamente sempre in italiano. E poi queste invece sono le quantità di lettere sia per l'indagine reale che per l'indagine da lista che stiamo spedendo in tutta Italia. Ovviamente la maggior parte sono su tutto in lingua italiana, poi c'è la provincia di Bolzano, la minoranza slovena e nella regione autonoma della Valle d'Aosta. Per quanto riguarda il francese, le lettere informative, oltre quelle che abbiamo già visto prima, sono state tradotte in altre 7 lingue e saranno inserite nel nostro sito Istat a questo link. Qui vi ho fatto un esempio di quella cinese, non so se si vede molto. Poi le altre sono l'albanese, l'arabo, il cinese, l'inglese, il rumeno, il russo e spagnolo. Sono state scelte queste lingue per prendere più popolazione possibile. Le locandine che vi ha già fatto vedere la dottoressa prima le abbiamo tradotte sempre in bilingue, in tedesco, in francese e in sloveno, e verranno sempre messe nei portoni dei nostri palazzi. Inoltre abbiamo il materiale di rilevazione per i rilevatori della provincia di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia, sono stati tradotti anche in tedesco e in sloveno. Ci abbiamo i cartellini di riconoscimento del rilevatore, la ricevuta di avvenuta compilazione del questionario quando viene fatto con rilevatore e l'avviso di passaggio. L'avviso di passaggio serve se il rilevatore passa presso la famiglia, non trova nessuno, lascia un biglietto con scritto il nome e cognome, il proprio numero di telefono e quando può essere ricontattato. Poi ci sono anche i questionari. I questionari online, come diceva prima la collega, sono in italiano, in tedesco, in sloveno e in francese, e la novità del 2021 è quello in inglese, perché gli anni precedenti non c'è stato. Invece per le altre 6 lingue che abbiamo scelto ci sarà un facsimile sul sito dell'Istat, dove ci sarà una parte in italiano e l'altra parte tradotto nella lingua, così la famiglia si può rendere conto meglio della domanda a cui deve rispondere. Inoltre per i rilevatori è stato pensato anche negli anni precedenti un incremento del pagamento per ogni questionario, che è di 3,50 euro, quindi un incremento in più per ogni testatario del questionario di cittadinanza straniera. Io ho finito, sono sintetica. Sì, devo dire che siete tutti estremamente chiari e anche estremamente sintetici. Allora, voglio soltanto ricordare 2 cose. Quindi, il censimento sta per iniziare. Si svolgerà da ottobre e terminerà a dicembre. Avete visto nei 2 interventi precedenti che ci sono 2 diversi modi di fare la rilevazione, che comunque ciascuna delle 2 areali di lista è accompagnata in tutto e per tutto dal supporto degli esperti. Noi a questo ci teniamo molto e quindi abbiamo anche visto che sono state introdotte innovazioni di processo, abbiamo cercato di attenzionare quanti più profili possibili, abbiamo visto che la partecipazione delle comunità straniere è stata molto alta, ricordate che era sopra il 99%, allora in attesa di vedere quello che succederà in questi 2 mesi, ovviamente la restituzione dei dati avverrà in una fase successiva, credo che sia invece importante fare, come si dice, un flashback, andare a vedere e a ripercorrere quello che è successo nei 2 passati censimenti per avere una fotografia e una mappatura del paese lato comunità straniere al 2018 e al 2019. Per fare questo invito la collega Evelina Paluzzi a farci una presentazione del passato, il racconto dei censimenti. Sentite? Sì.
Ok, buongiorno a tutti, sono Verina Paluzzi, lavoro al censimento della popolazione, in particolare mi occupo della rilevazione censuaria dei cittadini stranieri. In questo intervento vi illustrerò brevemente i risultati, i principali risultati del censimento degli stranieri in Italia del 2018 e del 2019. Vediamo cosa ci racconta il censimento sulla presenza straniera. Toccherò, diciamo, più o meno questi punti. Parleremo appunto di quanti sono gli stranieri, cosa è accaduto anche nel tempo, quindi qual è stata la dinamica nel tempo della presenza straniera, quali sono i profili demografici nel confronto proprio tra stranieri e italiani, quali sono le aree di provenienza nel mondo, come si distribuiscono sul territorio italiano e che grado di istruzione hanno e qual è anche la loro condizione professionale. Diciamo che al 2018 e al 2019 sono stati censiti circa 5 milioni di stranieri, poco meno al 2018, poco più al 2019, con una incidenza sulla popolazione totale dell'8,4%. Come possiamo vedere, la composizione di genere è piuttosto equilibrata, quindi c'è una leggera prevalenza della componente femminile. Vediamo invece cosa è accaduto nel tempo. Una cosa interessante, quindi qua abbiamo messo insieme i dati di conteggio del censimento del 2001, 2011 e 2019. Abbiamo scomposto la popolazione nelle due componenti costitutive, straniera e italiana, e per vedere qua come queste due componenti, qual è l'andamento di ciascuna componente. Vediamo subito che la popolazione straniera diciamo, mostra un trend assolutamente crescente. Anzi, al 2011 si è registrato un incremento esponenziale, come vedete, del 201% addirittura. Quindi da 1.300.000 stranieri si è passati a 4 milioni, quindi una presenza triplicata. Al 2019 cresce, ha avuto, diciamo, registra una buona crescita ancora significativa, tuttavia non così rilevante come nel precedente censimento. Quindi aumenta del 25%, circa 1 milione di stranieri in più. Vediamo invece la componente italiana. La componente italiana vediamo che segue un andamento assolutamente decrescente, lentamente e inesorabilmente decrescente. Diciamo che tra il 2001 e il 2011 perde oltre 254.000 unità italiane. Al censimento, diciamo, nel decennio intercensuario successivo, tra il 2000, non è proprio un decennio perché in realtà sono 8 anni, dal 2011 al 2019, ne perde addirittura 800.000, più di 800.000. Questo cosa vuol dire? Che la forte crescita degli stranieri riesce a compensare e imprimere segno positivo proprio all'andamento della popolazione totale. Quindi, a fronte di un decremento della popolazione italiana, questo decremento viene compensato e controbilanciato fortemente proprio dalla crescita, dall'incremento degli stranieri, imprimendo in questo modo segno positivo proprio alla popolazione totale. Quindi già un primo elemento interessante è proprio questo, quindi la popolazione straniera come volano e come fattore di compensazione contro bilanciamento del decremento degli italiani. Un secondo elemento interessante è proprio la distribuzione per età e per sesso. Vediamo appunto nel confronto tra stranieri e italiani. Sicuramente dal punto di vista della composizione di genere non si registrano grandi differenze tra stranieri e italiani, nel senso che entrambi hanno un tendenziale equilibrio tra i sessi, un equilibrio numerico, entrambi con una leggera prevalenza di donne. Invece è molto diversa la struttura, per età. Infatti vediamo che il 20% della popolazione straniera, come vedete, e quindi un quinto, è minorenne. Di cui il 12,5% addirittura sono bambini con età inferiore a 10 anni.
contrariamente a quanto si registra invece per gli italiani, dove queste percentuali, diciamo, si abbassano significativamente. Infatti i minorenni sono costituiti dal 15,4%, di cui il 7,8% di bambini sotto i 10 anni. Infatti l'età media per gli stranieri è 34,7 e quella degli italiani è ben quasi 12 anni in più, 46,2. Tuttavia, un dato interessante è che l'età media degli stranieri, cioè la popolazione, è ancora molto giovane, tuttavia è meno giovane del passato, quindi a conferma di una stabilizzazione, di una componente più stabile di stranieri che sono arrivati in Italia 20 o 30 anni fa, e quindi comincia a registrarsi anche un lentissimo invecchiamento anche della popolazione straniera, seppure ovviamente sono ancora diciamo una popolazione molto giovane, e anzi la struttura per età degli stranieri ringiovanisce diciamo l'intera popolazione che vive in Italia. Questa è una rappresentazione grafica, diciamo, della tabella che abbiamo appena visto, però qui si vede proprio nell'immediato la differenza proprio nella struttura per età tra italiani e stranieri. Sono due piramidi dell'età sovrapposte, quella chiara, come vediamo appunto, è riferita agli stranieri, e vediamo come è molto più larga rispetto a quella degli italiani, soprattutto quindi dalle classi più giovani fino alle classi, diciamo, medie, mentre decresce sensibilmente appunto all'avanzare dell'età. Contrariamente a quanto si registra invece per gli italiani, che hanno invece una piramide molto più larga nelle classi anziane e tende a decrescere, a restringersi invece nelle classi più giovani. Adesso vediamo invece da dove vengono gli stranieri censiti. Per il 50% circa provengono dall'Europa, per il 22% dall'Africa, il 21% dall'Asia, il 7,3% dall'America. Vediamo adesso nel dettaglio invece più la distribuzione non solo per continente ma anche per subcontinente. Io purtroppo ho una stringa qui con il video, la videata accanto, che mi va a coprire proprio i dati della tabella, però spero di ricordarmeli comunque. Diciamo che gran parte degli stranieri europei, gran parte, diciamo un terzo degli stranieri proviene dall'Unione Europea, quindi circa il 30%, con una prevalenza di donne e un'età media attorno al 36,8-37 anni in media. Invece gli africani sono, diciamo, gli stranieri più giovani, con un'età di credo 31,2, non riesco a leggere, e provengono in prevalenza dall'Africa settentrionale e dall'Africa occidentale. Vediamo come in composizione di genere l'Africa ha uno sbilanciamento a favore della componente maschile. È dovuta prevalentemente a una forte presenza di maschi negli stranieri che provengono dall'Africa occidentale, con un'età media peraltro che non raggiunge i 30 anni, mentre invece per le altre aree dell'Africa si osserva quasi un bilanciamento numerico tra i sessi. L'Asia, diciamo gli stranieri asiatici provengono prevalentemente appunto dall'area centro-meridionale e dall'Asia orientale, hanno una composizione di genere abbastanza bilanciata e un'età media attorno ai 32 anni. Infine abbiamo, diciamo, l'America, cioè gli stranieri americani provengono in gran parte dal centro-sud America, hanno una prevalenza di donne e un'età media di 37 anni. Vediamo invece qui la graduatoria delle 10 più numerose collettività presenti in Italia.
evidente appunto la forte concentrazione nella prima collettività. La Romania quindi rappresenta quasi il 23% della presenza straniera. Nelle prime 10 collettività si concentra quasi 2/3 della presenza straniera. Ovviamente il ruolo preponderante lo svolge appunto la Romania. Tra le prime 10 collettività, oltre alla Romania, troviamo l'Albania e l'Ucraina come collettività europee. L'Ucraina è caratterizzata da una forte femminilizzazione, raggiunge quasi, rasenta l'80% di presenza femminile. Poi abbiamo due collettività africane, in particolare nordafricane, Marocco ed Egitto, che sono però differenziate tra loro per la composizione di genere. Vediamo come il Marocco ha un tendenziale bilanciamento numerico tra i sessi, dovuto probabilmente ai ricongiungimenti familiari nel tempo e quindi a un arrivo anche di donne appunto dal Marocco, che ha controbilanciato, diciamo, uno sbilanciamento che esisteva nei precedenti, che abbiamo osservato nei precedenti censimenti. Contrariamente invece a quanto ancora si registra per l'Egitto, che è ancora a forte presenza maschile. Poi abbiamo 5 collettività asiatiche, con in testa la Cina, con un bilanciamento di genere, le Filippine invece con una prevalenza di donne, e notiamo invece un forte sbilanciamento a favore della componente maschile nel Bangladesh, a seguire anche nel Pakistan. Vediamo come si distribuisce la presenza straniera territorialmente nel territorio italiano. Per quasi il 60% gli stranieri vivono al nord, per circa 1/3 nel nord-ovest e 1/4 della presenza, quasi il 25% nel centro Italia, con un'incidenza attorno al 10,6-10,7%. Diciamo che il 32%, quasi 1/3 della popolazione straniera, vive nei centri urbani, oltre 100.000 abitanti, con un'incidenza dell'11,5% sul totale della popolazione. Probabilmente, anzi sicuramente, per la maggiore forza attrattiva dei grandi, dei grandi comuni, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Non trascurabile anche la quota quasi del 28%, vediamo qui, nei comuni medio-piccoli. A livello regionale c'è una forte concentrazione nella Lombardia, che accoglie quasi il 23% della presenza straniera, seguita poi dal Lazio a grande distanza, dall'Emilia-Romagna e dal Veneto. Diciamo che in queste prime 4 regioni sono concentrati concentrato quasi il 60% degli stranieri. Quindi sono due le caratteristiche della presenza straniera in Italia: una forte concentrazione dal punto di vista delle collettività, quindi in poche collettività, e una forte concentrazione anche territoriale. Vediamo un accenno breve sul grado di istruzione, che lo vediamo meglio rappresentato graficamente. Gli stranieri hanno circa il 33% la licenza media, con una prevalenza della componente maschile, per circa il 36% anche un diploma di scuola superiore, con una prevalenza femminile. Oltre l'8% risultano laureati o hanno quindi una laurea o anche un dottorato, e qui la cosa interessante, con una prevalenza femminile, anzi col crescere del grado di istruzione aumenta anche il peso percentuale delle donne. E infine un accenno appena alla condizione professionale. Qui ovviamente prendiamo in considerazione soltanto la popolazione in età lavorativa, che è di 15 anni e più,
Di questa popolazione circa i 2/3 risulta far parte delle forze di lavoro, di cui appunto il 50% risulta occupato, il 15% circa in cerca di occupazione. Se vediamo invece la distribuzione per genere, c'è uno sbilanciamento. Infatti vediamo che a fronte di un 61,3% di uomini occupati, le donne risultano occupate uno scarso 40%. Invece fanno parte prevalentemente delle non forze di lavoro appunto le donne, 46%, di cui oltre il 30% nella condizione di casalinga, a fronte invece del solo 23% degli uomini. Diciamo che io avrei concluso nella presentazione dei dati principali risultati. Non so se posso avere ancora 4-5 minuti in più. Assolutamente sì, Evelina sì. Ok, grazie. Per presentare, scusate per il video, ho problemi di camera, comunque volevo accennarvi brevemente a un lavoro che abbiamo svolto, di cui ha già accennato Gerardo Gallo, un lavoro che abbiamo svolto con i dati del censimento del 2011. Intanto partiamo da un presupposto che una popolazione non è mai un insieme indifferenziato di individui, un insieme appunto generico di persone, ma è sempre un insieme di sottopopolazioni, è una di realtà poliedriche, di sottogruppi, ciascuno diverso, l'uno diverso dall'altro, e soprattutto all'interno di ciascun gruppo con una forte caratterizzazione, con forti specificità. Cioè tutti gli individui che fanno parte di un gruppo di popolazione ne fanno parte perché accomunati da uno stesso vissuto, da eventi demografici comuni, da anche storie individuali e familiari comuni, scelte migratorie comuni. Il censimento permanente è in grado proprio di cogliere queste specificità nella popolazione e di calarle non soltanto nel territorio, quindi contestualizzarle nello spazio, come d'altronde ha sempre fatto il censimento, grazie al fine dettaglio territoriale al quale vengono appunto rilevati i dati censuari, ma soprattutto contestualizzarli nel tempo. Il censimento permanente contiene in sé proprio il termine, la valenza di tempo, di temporalità, quindi è come un occhio, diciamo, che osserva continuamente a cadenza annuale, che può osservare i sottogruppi, le sottopopolazioni in una prospettiva proprio longitudinale, osservarne quindi la dinamica e diciamo lo sviluppo, l'evolversi nel tempo. Diciamo, dopo questa premessa piuttosto teorica, diamo un po' di concretezza a quello che ho appena detto. Questo è è parte dei risultati che abbiamo ottenuto con il lavoro di cui accennavo prima, che appunto è stato proprio un esercizio di scomposizione della popolazione totale in tanti sottogruppi, in tutte le sue componenti costitutive. Qui vi illustro soltanto la parte che si riferisce ovviamente alla popolazione straniera e di origine straniera. Noi, attraverso un uso congiunto di tre variabili, che sono la cittadinanza, il luogo di nascita e il luogo di nascita dei genitori, possiamo scandagliare e scomporre la popolazione straniera e di origine straniera in tanti sottogruppi, e non solo, e poi ricomporla anche in ulteriori sottogruppi di interesse. Vediamo in che modo. Intanto la cittadinanza ci distingue tra italiani e stranieri, e quindi individuiamo gli stranieri, ma la cittadinanza dichiarata al censimento, incrociata con la cittadinanza precedente, ci consente di individuare anche il target degli acquisiti. Quindi avremo in blu, diciamo, gli italiani per acquisizione, quindi gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, e in rosso avremo appunto i cittadini stranieri. Poi abbiamo il luogo di nascita dei genitori. Il luogo di nascita dei genitori distingue e scompone ulteriormente la popolazione, e se sono nati entrambi in Italia conferiranno il background italiano, se sono nati entrambi all'estero conferiranno un background straniero. Infine abbiamo il terzo elemento combinato agli altri due, che è il luogo di nascita dell'individuo. Il luogo di nascita, se avviene, che può avvenire o in Italia o all'estero.
il luogo di nascita all'estero conferisce un'identità migratoria all'individuo. Quindi in questo modo noi avremo, adesso cercherò, diciamo, con la freccetta di illustrarvelo, avremo i primi due gruppi di stranieri riacquisiti che sono nati in Italia, con genitori entrambi nati in Italia, quindi hanno un background italiano, e vanno a costituire le cosiddette terze generazioni. Quindi abbiamo già identificato un primo target demografico di interesse. Poi abbiamo il terzo e il quarto gruppo, sempre stranieri e acquisiti, che sono nati invece all'estero, ma sempre con genitori nati in Italia, quindi con background italiano, e vanno a costituire un secondo target, che è quello dei migranti. Poi abbiamo il quinto e il sesto gruppo, stranieri e acquisiti, nati in Italia, con genitori entrambi nati all'estero, quindi avranno un background straniero, e vanno a costituire le seconde generazioni. E infine, settimo e ottavo gruppo, sono appunto gli stranieri e gli acquisiti nati all'estero, con genitori entrambi nati all'estero, con background straniero, e vanno a costituire i migranti, che sono diversi dai precedenti perché questi hanno il background straniero. Questo è un semplice esercizio di scomposizione, in realtà, della popolazione, attraverso la combinazione di alcune informazioni rilevanti, ovviamente di carattere demografico, che proprio ci consentono proprio di affinare proprio il ventaglio informativo sulle popolazioni, e quindi anche di offrire delle conoscenze più dettagliate in modo da diciamo rendere più mirati anche gli interventi di politiche sociali, economiche, lavorative, familiari, e lavorare direttamente, fare dei focus proprio su dei target di interesse. Io avrei finito, anzi diciamo che qua c'è il riferimento dell'articolo che è stato pubblicato su una rivista, se diciamo avete interesse a consultarla, questo è il riferimento della rivista sul quale è stato pubblicato l'articolo. Vi ringrazio per l'attenzione e avrei concluso. E noi ringraziamo te, Evelina Paluzzi, è stato interessantissimo. Credo che avere un focus della situazione al 2019 sia anche il modo che ci consente poi di fare successivamente la comparazione anche rispetto all'incidenza del Covid e dell'epidemia su questi profili. L'ultima parte del tuo intervento mi è sembrata un po' tecnica, almeno dal mio punto di vista, la famosa scomposizione, ma direi che è quella che poi, come ha giustamente messo in evidenza la collega Paluzzi, è essenziale per la profilazione delle eventuali decisioni e di eventuali interventi. Se questo contenuto vi è apparso troppo tecnico, sapete benissimo che i nostri esperti di Istat, i nostri numeri verdi, le nostre mail sono a disposizione anche eventualmente per spiegare questo tipo di logiche. Concludiamo il panel degli interventi con un overview sulla campagna di comunicazione. La campagna di comunicazione sui censimenti, che tra poco ci introdurrà Michela Pacello, è qualcosa dal mio punto di vista di più che una banale pubblicità del censimento, perché in realtà ci sono una serie di azioni e di strumenti anche digitali che accompagnano giorno dopo giorno, è il caso di dire, censimento dopo censimento, tutte le attività della rilevazione, della raccolta, e anche contribuiscono, dal mio punto di vista, a fare chiarezza. Vi daremo un overview delle principali novità del 2021. Ovviamente, come vi dirà tra poco Michela Pacello, siamo intervenuti anche perché dopo il 2020 ci siamo resi conto che bisognava cambiare qualcosa anche nel modo di raccontare. Bisognava trovare dei modi per raggiungere ancora di più i target, e noi ovviamente in comunicazione lavoriamo molto sui target. Michela vi darà un elenco commentato di azioni e di strumenti, mentre ovviamente poi diamo a tutti l'appuntamento per presentare le principali novità anche in termini di spot al 5 ottobre, giorno in cui ci sarà l'evento
a carattere nazionale, al quale prenderanno parte per la presentazione del censimento anche i vertici dell'Istituto e immaginiamo anche autorevoli rappresentanti. Allora, Micaela Pacello, a te il racconto della campagna di comunicazione attraverso immagini, tutorial e quello che riterai opportuno per aiutarci ancora una volta a capire meglio l'operazione censuaria. Grazie mille Serenella e buongiorno a tutti. Allora, come ha introdotto il direttore, io vi presenterò la campagna di comunicazione sui censimenti permanenti. È una campagna ambiziosa che nasce nel solco della, ecco qui la slide, così ve la condivido, nasce nel solco della, di una strategia avviata nel 2018, quindi con l'avvio della prima edizione del censimento permanente della popolazione, quando si rendeva necessario comunicare la grande discontinuità introdotta con i censimenti permanenti, che da decennali, quindi la grande conta della popolazione decennale, diventavano annuali, non più tutta la popolazione, quindi non generali ma campionari. Era un cambiamento fondamentale, andava raccontato, andava cambiata proprio la visione, anche proprio nell'immaginario collettivo. E pertanto a partire dal 2018 abbiamo lanciato un'operazione massiva, una campagna fortemente innovativa, cross-mediale, con una forte valenza istituzionale. Qui ho condiviso i principali obiettivi, chiaramente nasce nel 2018, ma come appunto diceva Serenella, il 2020 è stato un anno di grandissima discontinuità per tutti, quindi era necessario anche ricalibrare messaggi, strumenti, azioni, in qualche modo cercare anche un nuovo modo per spiegare, sempre nel solco della continuità, spiegare questa importante operazione. Quindi diciamo che gli obiettivi primari, una campagna di comunicazione cosa fa? Deve spiegare un'operazione censuaria, la deve spiegare a tutti i cittadini, sia a quelli che saranno direttamente chiamati a partecipare in quanto campioni, ma anche i cittadini, le famiglie che non saranno direttamente coinvolte e che potranno chiaramente domandarsi perché non fanno parte del campione o ancora non aver recepito questa importante, diciamo, questa importante trasformazione. Quindi diciamo che continuiamo con una campagna pervasiva, cross-mediale, che ci, con l'ambizione di riuscire a veicolare e a raggiungere il numero più ampio dei rispondenti. Questo lo possiamo fare però non solo con le nostre forze, e questo appuntamento ha questa ambizione, come un altro appuntamento che abbiamo organizzato l'8 di settembre, ha l'ambizione di voler chiedere l'aiuto, il supporto a tutti quegli altri soggetti che direttamente, perché sono nostri partner nell'operazione censuaria, penso ai comuni, o in questo caso con me, alcuni dei, appunto come voi che state partecipando a questo appuntamento, possiate fare da facilitatori, veicolare, da moltiplicatori delle informazioni presso le vostre comunità di riferimento. Quindi per fare questo ci sembrava utile spiegare come funziona, quali sono gli obiettivi e anche darvi degli strumenti operativi. La campagna ha degli obiettivi, quindi questa è un po' la cornice nella quale ci muoviamo. Qui ho sintetizzato gli obiettivi strategici, che appunto sono veicolare le novità del 2021, comunque realizzare una campagna istituzionale a livello nazionale e territoriale. Come diceva il direttore, ci saranno alcune iniziative speciali che vi, a cui farò riferimento, che avranno un effetto di rottura, di grandissimo impatto anche comunicativo e di visibilità dell'operazione. Consolidare il network dei partner e degli stakeholder, continuare a sviluppare questo storytelling del censimento. Quindi questa nuova narrazione di un censimento che giorno dopo giorno è capace di cogliere la dinamica di quello che appunto il paese giorno dopo giorno nella sua quotidianità, è chiaro una forzatura comunicativa, ma la valenza tra una lettura dei dati della realtà di un censimento decennale e un censimento annuale, capite bene che ha totalmente un altro tipo di valenza conoscitiva. Implementare quindi la strategia sia sul territorio, perché la comunicazione, il censimento si fa sul territorio presso le famiglie e verso target specifici, nel caso specifico le comunità straniere che fanno parte del campione di rilevazione, e valorizzare, come è stato già fatto anche con il contributo che mi ha preceduto, quelli che sono i risultati di questi censimenti, cosa, che informazioni ci restituiscono. Noi abbiamo fatto tutto dal 2020
avanti e anche tutto il primo semestre del 2021 abbiamo restituito i risultati e i dati dei primi due censimenti e abbiamo dato varie letture, non solo generali, ma anche letture con una valenza territoriale, tematica, trasversale anche su target specifici, e lo vedremo nello specifico proprio sulle comunità straniere. Le sfide di questa edizione, la dimensione del campione, 2.472.000 famiglie da raggiungere in 4.531 comuni sull'intero territorio nazionale. Dal 2018 come comunicazione abbiamo avuto una grandissima sfida, quella di dover fare un salto di qualità nella comunicazione. Era paradossalmente più facile parlare a tutti gli italiani. Per noi riuscire invece a costruire una strategia di comunicazione che riuscisse a intercettare praticamente campioni la cui che non possiamo conoscere come comunicazione a monte, quindi dobbiamo in qualche modo anche lì immaginare, fare delle ipotesi di profilazione, delle mappature che per riuscire a raggiungere le nostre famiglie campioni. E le altre novità, le altre sfide di quest'anno sono quelle che noi, come appunto il 2020 ha visto una sospensione delle attività di rilevazione sul campo, quindi quest'anno verranno recuperati tutti quei comuni e quelle famiglie che nel 2020 non sono state censite. È l'anno del benchmark europeo, i dati che raccoglieremo e che quindi restituiremo saranno dati comparabili con quelli degli altri paesi europei, ed è un anno in cui noi rileveremo delle popolazioni speciali. Ed è anche l'anno, permettetemi di dire, dell'incertezza, l'anno in cui ancora non sappiamo, abbiamo grandissima incertezza rispetto chiaramente all'emergenza sanitaria, e questo ci ha in qualche modo addettato anche una serie di scelte strategiche rispetto alle soluzioni di comunicazione che avremmo dovuto mettere in campo per raggiungere tutti, diciamo, il numero più elevato di rispondenti. Per farvi capire, nel 2018-2019 noi eravamo presenti sul territorio, nelle stazioni fisicamente, partecipavamo ad eventi a maratone, quindi eravamo presenti con l'operazione censuaria per parlare in più contesti possibili del censimento. Questo non è più possibile, quindi si è in qualche modo la dimensione della comunicazione si è virtualizzata molto di più, e ancor più quindi è stato necessario spingere invece quella che è la richiesta di collaborazione ai nostri partner, stakeholder, affinché possano fare da facilitatori e moltiplicatori dell'informazione. Quindi in estrema sintesi la nostra sarà una campagna che ha più livelli, diciamo, di comunicazione, più piani di comunicazione integrati, un piano pubblicitario tradizionale, noi parliamo a tutta la popolazione, quindi faremo una campagna generalista sulle reti RAI, sulle reti Mediaset, sulla 7, quindi sui circuiti nazionali e sui circuiti territoriali. Una campagna social e digital, perché ovviamente è il canale più flessibile che ci consente in qualche modo di essere in ascolto e in tempo reale modificare il messaggio, dare risposte, quindi ritarare la nostra comunicazione. Anche quindi una serie di azioni di PR classiche e digitali, come questa azione che rientra diciamo, nelle operazioni di, ad esempio, di PR. Un piano di ufficio stampa, è presente a questo nostro incontro la responsabile dell'ufficio stampa dell'Istat, che sarà comunque a disposizione per eventuali domande specifiche, quindi anche un piano di supporto forte, perché un'operazione come questa ha chiaramente una serie di azioni chiaramente ai media, e delle iniziative speciali straordinarie che ci consentiranno di moltiplicare, di dare ulteriore visibilità all'operazione. Qui vi ho ripreso. Allora, tutta la campagna di comunicazione è stata sviluppata su un grande concept creativo, che è questo: l'Italia ha bisogno di campioni. Allora, in italiano, perché tra alcuni dei presenti non sono di lingua italiana, noi, allora, su che cosa si gioca? Il termine campione ha una doppia valenza: è campione, campione sportivo, campione di quotidianità, che è quello che ne vogliamo rappresentare, ma è anche campione statistico. Quindi l'Italia ha bisogno, quindi tutta la nostra campagna si è sviluppata, è stata costruita proprio su questo doppio livello, cioè noi vogliamo raccontare la quotidianità degli italiani, la somma della quotidianità delle nostre vite quotidiane, che ci consentono di
di costruire un racconto dell'Italia, di rappresentare il paese. E quindi anche attraverso un linguaggio fresco, diretto, anche attraverso una parte visual nella quale ci si può riconoscere, si è spinti su questo tipo anche di racconto, di narrazione. Qui vi ho riportato, chiaramente l'abbiamo declinato, diciamo anche in quello che sarà lo spot. Qui ho solo riportato alcuni dei frame che, come vedete, sono sempre tutti degli scatti, dei frame tratti da vita quotidiana all'interno della quale ci si può riconoscere. È uno spot che rappresenta tutti gli italiani, tutte le facce, tutte le sfaccettature, ma della vita degli italiani rappresenta la quotidianità, come si spostano, chi sono, la composizione demografica per età, per provenienza. Ma veniamo al dunque. Ecco, io vi volevo far vedere a colpo d'occhio l'architettura della campagna di comunicazione, che sostanzialmente è riconducibile a due macrofasi. Una prima fase, che in qualche modo ci stiamo dentro ma stiamo per lanciare, è proprio quella di lancio ed esecuzione della campagna. Le operazioni censuali abbiamo visto precedentemente dei contributi. Parte l'1 ottobre, la data di riferimento delle informazioni che raccoglieremo è il 3 ottobre e dal 4 ottobre in poi perlomeno i campioni, le famiglie da lista potranno cominciare a compilare il proprio questionario. Quindi che cosa? Su queste date, quindi in quello che è l'intervallo tra il 1 ottobre alla chiusura delle operazioni di dicembre, noi accompagneremo una serie di operazioni e di azioni volte a facilitare, a moltiplicare i messaggi. Ecco, quindi in questa prima fase l'obiettivo primario sarà quello di informare i cittadini, il mondo dell'informazione, gli stakeholder, proprio sull'avvio delle operazioni censuali e anche su come si svolge. Quindi che cosa faremo? Parte il nostro piano, la nostra campagna pubblicitaria su TV, radio, stampa, web. Quindi sarà una campagna dove l'obiettivo sarà quello di comunicare in maniera capillare l'avvio delle rilevazioni e promuovere una partecipazione attiva delle famiglie. Sappiamo che la partecipazione al censimento è un obbligo di legge. Noi interessa invece nella comunicazione, spingiamo molto anche su quello che è il vantaggio e l'importanza di partecipare, il ritorno informativo e conoscitivo cui ognuno di noi con il proprio contributo può appunto contribuire. Sempre nella prima fase abbiamo prodotto e veicoleremo una serie di prodotti come video tutorial, audio FAQ, lo spot TV, lo spot lancio, delle video dichiarazioni che veicoleremo sui differenti canali web, social e tradizionali. Contestualmente abbiamo, in una logica di partnership, sviluppato una serie di digital kit, di kit di materiali funzionali alla moltiplicazione del messaggio. Lo abbiamo fatto nel caso dei comuni, lo abbiamo fatto ed è quello che vi presenteremo nel caso del target stranieri, ovvero noi abbiamo predisposto dei materiali e dei format che vi potranno essere utili per veicolare attraverso i vostri canali istituzionali le informazioni su questa operazione censuaria, sia in termini di contenuti che in termini proprio visivi. Ci siamo dati in questa prima fase praticamente scadenze: l'8 ottobre, il 20 con i comuni, il 23 siamo qui oggi insieme, il 5 lanciamo l'operazione. L'altra parte è assicurare quindi, sempre in questa fase, una continuità, una coerenza rispetto a quello che abbiamo lanciato nelle precedenti edizioni. Quindi continueremo a lanciare la campagna sui nostri social, lanceremo delle operazioni innovative, dei contest attraverso i social che ci consentono di raggiungere anche dei pubblici, diciamo, dei target generalisti, anche di giovani, che possono comunque aiutare a moltiplicare, diciamo, il messaggio. Implementeremo il nostro sito dedicato, che è quello censimentigiornodopogiorno.it, e svilupperemo dei game online. La seconda fase è quella un po' più delicata, avviate alla rilevazione via via dal mese, chiaramente da novembre. Noi saremo in stretto raccordo con i colleghi di raccolta dati affinché rispetto al monitoraggio delle risposte dei questionari. Quindi noi monitoreremo le risposte ai questionari anche rispetto ai territori, e laddove ci siano dei ritardi in alcune zone, ci siano delle resistenze, quindi
noi faremo delle azioni mirate, sia geolocalizzate, quindi territori in ritardo, ma al tempo stesso delle operazioni molto mirate in termini di messaggi. E quindi in questo caso punteremo molto alle nostre campagne social, al sito istituzionale. In questa fase rinforzeremo, però faremo delle operazioni speciali. Chiuderemo quello che è un contest Instagram, di cui vi parlo subito dopo, svilupperemo una mostra virtuale con il contributo di tutti i cittadini e veicoleremo una serie, sempre nella logica di restituzione delle informazioni che raccogliamo, veicoleremo un piano, un progetto di infografiche, un viaggio nelle 14 città metropolitane che raccolgono i principali dati che sono emersi dalle precedenti rilevazioni. In questa fase sarà anche in una logica di georeferenziazione e anche di attenzione al territorio, sarà molto forte il ruolo anche dell'ufficio stampa. È previsto un piano anche con i TGR regionali affinché si riesca a veicolare una nostra presenza strutturata all'interno dei TG, che si va ad aggiungere, quindi come azione aggiuntiva di ufficio stampa si va ad aggiungere anche a quelle di comunicazione. E ci saranno due iniziative speciali, il Data Comedy Show, che è un format televisivo e che andrà in onda su Rai 2, di cui vi parlo subito dopo, e vi partirà la terza edizione di un'operazione che è molto importante con le scuole, che è il censimento sui banchi di scuola. Ma veniamo al dunque, vi dicevo che sostanzialmente tutta questa campagna, tutte queste attività, noi le veicoliamo attraverso un grande portale, un grande hub, che è il sito dedicato alla campagna, che è censimentigiornodopogiorno.it. Qui raccogliamo tutte le informazioni, perché noi oggi parliamo di censimento della popolazione, ma i censimenti permanenti sono censimento della popolazione, delle imprese, delle istituzioni pubbliche, del non profit, sono tutti i censimenti che noi abbiamo, le cui campagne che abbiamo curato in questi anni e le cui attività le abbiamo implementate su questo portale. Io poi a fine intervento vi faremo velocemente vedere, navigare, e soprattutto in quella che è la sezione che riguarda il target stranieri. Vado avanti. L'altra cosa che vi mostrerò sempre alla fine, sempre in una logica di utility e di prodotto che aiuta a comprendere il processo, a visualizzarlo, quindi in un'ottica anche di maggiore accessibilità, abbiamo sviluppato un video tutorial che è disponibile chiaramente sul portale, che veicoleremo anche attraverso una serie di azioni mirate di promozione. È un video tutorial che descrive il processo di rilevazione e che in qualche modo diventa più accessibile anche per i rispondenti. Ma veniamo a noi. Quindi, come dicevo, allora, per quanto riguarda il ruolo dell'ufficio stampa, tradizionalmente, quindi l'ufficio stampa ha il compito di dialogare chiaramente con i media, ma nello specifico che cosa noi potremmo, qual è il ruolo dell'ufficio stampa in questa situazione specifica, ad esempio nei confronti di quelle che sono le testate per stranieri? Può essere quello di fornire un supporto di comunicazione, fornire informazioni di dettaglio sul censimento, dati sull'andamento del censimento, contestualmente ricevere in cambio una moltiplicazione delle informazioni attraverso i propri canali, un supporto alle famiglie per la partecipazione, una diffusione delle informazioni. Già in quello che è il materiale che io metterò a disposizione c'è già una prima base informativa che può essere anche funzionale per una prima informazione appunto sull'operazione censuaria. Contestualmente all'evento del 5 di ottobre, di lancio dell'operazione, sarà disponibile un vero e proprio press kit predisposto dall'ufficio stampa a integrazione di questi materiali di comunicazione che abbiamo realizzato in questa occasione. Due, le iniziative speciali. Come vi dicevo, per raggiungere tutta la popolazione, noi a quest'anno puntiamo su un format televisivo. A partire dal mese di novembre, dalla metà di novembre, su Rai 2, il lunedì sera, in seconda serata, promuoveremo un format televisivo che userà un registro dell'ironia, della comicità,
parlare di dati e far capire come nella quotidianità, nella lettura del quotidiano, i dati e i dati, diciamo, i dati ufficiali ci aiutano a orientarci nella lettura e nella comprensione della realtà e di quante fake news e di quante informazioni non ufficiali, da quante informazioni non ufficiali siamo condizionati e spesso quindi questo è una delle iniziative che abbiamo previsto. Un'altra iniziativa che lanceremo nel mese di ottobre prevede un contest su Instagram. Allora, con il censimento noi raccontiamo numericamente l'Italia, quindi ne raccontiamo la popolazione, come ci muoviamo, dove abitiamo e come abitiamo. Vogliamo che questo racconto ce lo facciano gli italiani attraverso delle fotografie. Quindi lanceremo questo contest, durerà all'incirca un mese, e questo contest, l'esito di questo, diciamo, le fotografie che saranno premiate saranno valorizzate all'interno di una mostra virtuale che veicoleremo all'interno di quello che è l'appuntamento statistico, l'appuntamento, diciamo, della statistica ufficiale, che è praticamente la Conferenza Nazionale di Statistica prevista il 30 novembre e il 1 dicembre. Vado velocemente, come dicevo, il progetto nelle scuole tornerà sui banchi di scuola a partire dalla seconda metà di ottobre. Ma veniamo a noi. Allora, abbiamo detto che abbiamo immaginato una serie di contenuti, ci siamo posti il problema di come raggiungere, come restituire il contributo che le popolazioni straniere, che già nelle prime due edizioni hanno fornito al censimento, e quindi come lo abbiamo restituito attraverso un'operazione di valorizzazione dei principali risultati attraverso delle infografiche che qui io vi rappresento, vi ve le ho sintetizzate. Abbiamo fotografato da un lato con un'unica infografica generale in italiano la presenza degli stranieri in Italia, a seguire abbiamo invece realizzato 7 infografiche sulle prime 7 comunità straniere più presenti in Italia: cinese, filippina, marocchina, ucraina, albanese, indiana, rumena. Rispetto a queste infografiche le abbiamo fatte sia in lingua italiana che nella lingua chiaramente delle comunità di riferimento, le abbiamo pubblicate sul nostro sito nella sezione dedicata che vedremo velocemente alla fine, e le abbiamo veicolate attraverso l'invio di una DEM per la promozione. Sempre in una logica di traduzione, diciamo, dei materiali informativi, quelli che sono il pieghevole informativo che viene inserito all'interno delle lettere che le famiglie ricevono, lo abbiamo tradotto, trasformato in una versione web, sempre nelle tre lingue che rappresentano le tre lingue chiaramente delle tre minoranze linguistiche presenti in Italia, quindi il francese, lo sloveno e il tedesco, e abbiamo aggiunto una quarta lingua invece in inglese. Quindi anche questo è un flyer informativo che è disponibile nel Digital Kit. Ma veniamo a tutte le altre lingue. La stessa logica che vi ho fatto vedere prima, quella che va alla locandina, che è la campagna, l'Italia ha bisogno di campioni, anche questa locandina noi la stiamo declinando, io vi ho messo due esempi in tedesco e in francese, la declineremo nelle seguenti, a parte appunto il francese, il tedesco, lo sloveno e l'inglese, anche in rumeno, ucraino, arabo, cinese, albanese ed indiano. Quest'operazione ancora nella stessa logica la faremo, quindi con le stesse lingue. Noi abbiamo predisposto, e poi vi farò vedere dove sono disponibili, dei banner statici e dinamici dove il messaggio è appunto, o come vedete questo in italiano, l'Italia ha bisogno di campioni, scopri di più, lo declineremo, può essere esclusivamente questo messaggio, o vi parte il censimento della popolazione e delle abitazioni, ogni anno un campione di famiglie è chiamato a partecipare alle rilevazioni. Questi banner poi ovviamente dinamici atterreranno su quella che chiamiamo una landing page, una pagina che darà una spiegazione su che cos'è l'operazione Censuaria. Noi abbiamo predisposto una nota informativa che spiega l'operazione, che traduce le lingue che qui ho riportato,
tutte quelle che sono le informazioni di base per descrivere questo processo. Vado in conclusione, ecco, concludo con questo, diciamo, con questa ultima videata. Quindi per noi l'operazione sulle lingue è andata oltre. In termini di comunicazione, come potete capire, questi sono degli strumenti che dovete, cioè che noi auspichiamo voi possiate utilizzare per amplificare questa operazione presso le vostre comunità di riferimento. Voglio mostrarvi velocemente, con il supporto della regia, adesso elimino la condivisione, voglio mostrarvi con il supporto della regia il sito internet da cui è possibile accedere alla... Eccomi, da qui è possibile, perfetto. Allora, questa è l'home page del sito, come del sito Censimenti giorno dopo giorno. Chiaramente a colpo d'occhio è diverso rispetto a quello che avete visto, prego di scorrere ulteriormente. Come vedete, qui abbiamo adesso una sezione che attualmente è in fase di aggiornamento, che è appunto dedicata ai cittadini stranieri. Questa che vediamo, scorriamo, è l'infografica su tutti i cittadini. Queste sono le card da cui è possibile accedere alle infografiche per le varie le principali 7 comunità straniere più presenti in Italia, in italiano e nella lingua. Scendiamo nella lingua di riferimento. È una pagina in progress, sarà completamente aggiornata entro la fine e con tutti i contenuti aggiornati entro la fine del mese. Un digital kit all'interno della quale possiamo, chiedo cortesemente della regia di aprirne uno qualunque, così vi mostro o in inglese o quello che apriamo, quello in inglese. Che cosa troverete? Troverete il Deeply che vi ho mostrato. Ma quello che mi interessava, se cortesemente mi puoi cliccare sia sulla nota informativa. Allora, come vi dicevo, noi abbiamo prodotto una nota informativa che descrive il censimento, l'operazione, come si svolge, quali sono i numeri di contatto, tutte le informazioni utili nelle lingue che vi ho riportato. Questa sezione, poi anche potete chiuderla cortesemente, questa sezione sarà aggiornata qui nel kit. Voi troverete anche quei banner che io vi ho mostrato, quegli avvisi, li stiamo completando in tutte le declinazioni e in tutte le traduzioni e quindi chiuderemo, diciamo, sarà completo di tutti i contenuti che vi ho illustrato. Un'ultima cosa per concludere che vorrei mostrarvi, magari solo l'inizio e poi lascio la parola al direttore, è il video tutorial che vi ho fatto riferimento proprio durante l'intervento. E magari lo possiamo lanciare un attimo oppure passiamo la parola al direttore. Grazie per l'attenzione e per qualunque cosa siamo a disposizione. Allora, in attesa del video tutorial riprendo per qualche secondo la parola, ma appena la regia mi dà il segnale vi taccio perché magari può essere utile, vi taccio. Oppure no. Eccoci, ancora qualche secondo immagino. Vediamo. Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si svolge ogni anno da ottobre a dicembre. Dal 2018 a cadenza annuale e non più decennale e viene effettuato a campione, esclusivamente online. Nel 2021 il campione è formato da 2.472.400 famiglie in 4.531 comuni italiani. Le famiglie selezionate ogni anno dall'Istat per partecipare al censimento possono essere coinvolte in due diverse rilevazioni. Una che prevede la compilazione autonoma del questionario online. Un'altra che prevede invece la compilazione tramite un rilevatore incaricato dal comune. Ma vediamo come si svolge. Le famiglie campione che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul censimento e con le proprie credenziali di accesso dovranno compilare il questionario online autonomamente, accedendo direttamente al sito dell'Istat. Potranno richiedere assistenza gratuita al numero verde Istat 800 188 802 o presso uno dei centri comunali di rilevazione. Invece, le famiglie che risiedono nei territori campione dove è previsto il passaggio di un rilevatore comunale saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del censimento.
Queste famiglie dovranno partecipare esclusivamente con il supporto del rilevatore comunale, che potrà dare loro informazioni, compilare insieme il questionario online o indicare un centro comunale di rilevazione dove fare l'intervista con un operatore. Cosa contiene il questionario? Una lista con i componenti della famiglia, cioè tutte le persone che hanno dimora abituale nell'alloggio, anche se sono assenti alla data della rilevazione. Una sezione alloggio con domande sulle caratteristiche dell'abitazione, sull'edificio e sulla disponibilità di auto e posto auto. Una sezione altre informazioni che contiene domande sulle modalità di compilazione e sui canali di comunicazione. Informare, comprendere, crescere. Rispondere al censimento è un obbligo di legge. Scopri di più sui nostri siti. E grazie per questo video tutorial. Partecipare e rispondere al censimento è un obbligo di legge, però come poc'anzi diceva Michela, è qualcosa di anche di più. È la possibilità di partecipare a un'operazione che comunque consente una fotografia del paese. Come sapete, il paese si evolve e grazie il paese cambia, e grazie ai censimenti permanenti noi abbiamo la possibilità di fare delle istantanee in un arco temporale assai ridotto. Mi piace concludere questo intervento dicendo che ci auguriamo di avervi offerto una sorta di mini viaggio su quella che è la ratio del censimento, perché vogliamo appunto condividere l'importanza del processo e anche farvi capire la complessità e chiedere il vostro aiuto per spiegare agli altri tanto le procedure per partecipare al censimento, quanto, come dicevo, la ratio, la sostanza, l'importanza di essere parte di questo processo. E attraverso l'ultimo intervento, che è quello di comunicazione, abbiamo cercato anche di far capire come la comunicazione, poi soprattutto la comunicazione pubblica, diventa comunicazione di servizio e fa informazione e può realmente essere utile. Direi che assolutamente in modo eccezionale siamo perfettamente nei tempi, sono le 11:30, possiamo aprirci alle domande e spero che mi arrivino, altrimenti io qualcuno me le ricordo e darei la parola a chi vuole, ma sostanzialmente se ci sono delle domande che afferiscono le competenze della raccolta dati, chiaramente saranno i colleghi di raccolta dati a rispondere, viceversa se sono delle statistiche demografiche saranno gli altri due colleghi di raccolta dati. Approfitto per ringraziare davvero tutti voi, ci avete seguito e ci state seguendo fino alla fine, e io so bene che insomma i webinar, i convegni, i corsi virtuali sono comunque impegnativi. Ringrazio la regia, ringrazio i miei colleghi relatori che sono stati qui presenti e che tra poco risponderanno alle domande, e anche agli altri colleghi che sono nel back office, inclusa la collega dell'ufficio stampa, gli altri colleghi di raccolta dati, che possono contribuire a darci ulteriore supporto. Allora, la prima domanda è prevista la collaborazione delle comunità nel processo di rilevamento? Chi vuole rispondere può assolutamente prendere la parola tra i due colleghi della direzione competente. Sì, rispondo io, Serenella. Allora, ogni comune, diciamo, in questo caso ha piena autonomia di coinvolgere le associazioni, diciamo, straniere o le comunità straniere per svolgere il censimento. Io so che qualche comune magari si avvale delle associazioni e delle comunità per trovare dei mediatori culturali. Quindi è piena autonomia dei comuni decidere ciò. Ok, c'era anche un'altra domanda, io la ricordo a memoria. Ecco, questo censimento sarà solo dei cittadini stranieri? Forse non siamo stati sufficientemente chiari in questo, ma prego assolutamente i colleghi più esperti di dare la risposta. Sì, posso riprovare a rispondere io intanto, perché c'è... Dunque no, il censimento della popolazione non riguarda solo la popolazione straniera, ma tutta la popolazione. Quei dati che ci ha mostrato Michela, no? Su quella che è l'ammontare delle famiglie coinvolte nei 4.500 comuni che saranno interessati alla rilevazione, riguarderà cittadini italiani, che sono la maggioranza della popolazione, delle famiglie,
e una parte della popolazione straniera. Per quanto riguarda perché, come mai questa attenzione, io avevo letto anche nella chat sulla popolazione straniera, tale da far pensare che fosse solo l'oggetto della rilevazione, la popolazione straniera, beh, dobbiamo considerare che c'è molta attenzione sugli stranieri, perché è l'unico fattore che determina la crescita della popolazione in Italia. Se non fosse per gli stranieri, la popolazione italiana, residente, censita, sarebbe in calo continuo. Ecco, quindi immaginate l'importanza di scoprire, come dire, rilevare le informazioni su questa componente di popolazione. La questione della sanatoria, se mi posso permettere di rispondere, beh, era un po', qui mi aggancio ai segnali amministrativi di cui vi avevo parlato nella mia presentazione. Ebbene, noi non siamo certi che abbiamo, come dire, trovato con i segnali amministrativi tutti coloro che nel 2020 hanno partecipato alla sanatoria sulla colf e badanti. Sono 200.000 domande presentate. Beh, ma è lecito supporre che una parte, se non gran parte di questi, li abbiamo colti quei segnali amministrativi se hanno lavorato appunto nel corso del 2020, hanno dei contributi versati. Adesso, non appena con il Ministero dell'Interno avremo a disposizione anche quell'archivio, se mai riusciremo a trovarlo, saremo addirittura in grado di dire all'unità quanti di questi avremmo colto con i segnali amministrativi. Ultima domanda sui benefici. Perché? Cosa converrebbe? Perché conviene, diciamo, qual è il vantaggio da parte degli stranieri nell'essere censiti oppure meno? Beh, nessun beneficio diretto. In nessun paese al mondo dove viene rilevata la popolazione c'è un compenso o comunque un qualche beneficio per le famiglie rilevate. Tuttavia bisogna pensare anche a quelli che sono i benefici indiretti, cioè conoscere la dislocazione della popolazione straniera sul territorio, la sua composizione per età, sesso, origine, come ci ha detto Evelina Paluzzi, il background completamente migratorio piuttosto che italiano, famiglie miste o di soli stranieri e dove sono localizzate sul territorio, aiuta a fare le policy, l'integrazione e tutta quella, come dire, attività da parte delle autorità locali e nazionali per operare le scelte, gli orientamenti rispetto a quali soluzioni prendere per integrare la popolazione straniera in Italia. Grazie. Grazie a te Gerardo, tra l'altro hai anticipato anche e hai esploso alcune domande. E a questo punto faccio così, vi elenco le domande e poi ciascuno prende la parola ordinatamente. Ci sono, chiedo scusa se non diciamo i nomi che comunque voi avete opportunamente, vi siete qualificati, ma alcuni temiamo di sbagliare la pronuncia. Ci hanno scritto Benko Giaita, Tatiana Populeva, Casba, però l'unico motivo per cui non li menzioniamo è chiaramente per questo. Allora, una domanda riguarda la Slovenia, che non è tra le prime 10 cittadinanze. Come mai, ci si chiede, invece online la documentazione è in questa lingua? Nicoletta Ferrante, vuoi rispondere tu, per favore? Come già qualcuno ha anticipato nella chat, lo sloveno, il francese e il tedesco sono lingue che noi siamo obbligati a comunicare in questo modo con i cittadini. Quindi per questo abbiamo previsto, come anche in altre indagini dell'istituto, la doppia lingua, in modo tale da poter adempiere anche a questa legge che c'è in Italia. Allora, spero che sia stato chiaro. Ce n'è un'altra, sempre a proposito delle utilities. È possibile avere la presentazione con le istruzioni e le date chiave del censimento? E se sì, in quale altre lingue oltre all'italiano? Credo che il video tutorial e l'intervento di Micaela abbia già contribuito a fare chiarezza su questo, ma magari siamo ancora più stringenti. Micaela, a te. Eccomi. Sì, allora, i materiali sono disponibili in, come dicevo, a parte le tre lingue relative alle minoranze, quindi il francese, lo sloveno e il tedesco. Quest'anno abbiamo anche
diciamo, realizzato una serie di materiali anche in inglese, più gli altri materiali che abbiamo appunto ipotizzato, le altre lingue che sono appunto, spero di ricordarli adesso a memoria, che sono il rumeno, l'ucraino, l'indiano, il cinese, spero di c'è sicuramente qualcos'altro che riguarda il, quindi diciamo le lingue delle prime sette comunità più presenti in Italia, quindi tutti i materiali che io vi ho mostrato, quindi sia quello informativo, quindi la nota informativa, che i materiali di comunicazione sono già in parte già pronti sul Digital Kit e li stiamo implementando in progress, come avete visto anche adesso, anche l'interfaccia ancora diciamo non completamente definita, ma ci tenevamo a comunque a mettervi già a disposizione. Volevo solo dire una cosa, che alla fine di questo intervento noi comunque predisporremo, ci sarà un follow up dell'evento dove tutti i contenuti, le presentazioni e anche la registrazione dell'evento, i contenuti, le presentazioni che sono state fatte, tutti i riferimenti per i materiali saranno riportati in modo tale che voi abbiate tutti i contatti e tutti i riferimenti utili. Spero di aver risposto. Sì, e poi ricordate sempre il famoso hub informativo censimenti giorno dopo giorno.it, dove naturalmente tutte le informazioni verranno aggiornate in tempo reale. Ci chiedono, ci sono dati anche provvisori per capire l'effetto della pandemia? E qui mi permetto di dire, staremo a vedere, il 2021 serve, il censimento del 2021 credo che serva proprio a questo. Poi c'è anche un'altra domanda. C'è la possibilità di avere dei dati centralizzati sull'iscrizione dei cittadini comunitari sulle liste elettorali aggiunte per le elezioni? Gerardo, vuoi rispondere tu? Sì, rispondo io. Dunque, sulla pandemia, gli effetti, se intendiamo come effetti della pandemia la mortalità, l'Istat sta ha già diffuso e lo continuerà a farlo perché nei prossimi mesi, perché adesso, come dire, le informazioni sulla mortalità per causa che via via stanno arrivando dall'ufficio, dall'Istituto Superiore di Sanità, su cui l'Ist, con la quale l'Istat collabora, stanno per arrivare sempre in maniera più definitoria, no? Quindi effettivamente usciranno nei prossimi mesi delle informazioni, delle statistiche report che ci aggiorneranno su questo. Se questi effetti si vogliono commisurare anche rispetto alla popolazione straniera, ovviamente sarà necessario e mi auguro che ci possa essere su queste statistiche anche una differenza per cittadinanza, anzi solleciterò la mia direzione che si occupa proprio delle statistiche demografiche sul tema, a differenziare italiani e stranieri rispetto alla mortalità pandemica. E, non so, l'altra domanda qual era? Scusate, me ne sono dimenticato. Scusa, Serenella, il microfono. Avete ragione, la domanda era sulla possibilità di avere dati centralizzati sull'iscrizione dei cittadini comunitari nelle liste elettorali. Ah, ecco, le liste elettorali purtroppo non le maneggia l'Istat, anzi forse meno male perché ci mancherebbe pure quella come grana, no. Invece viene, le liste elettorali sono aggiornate dagli uffici di anagrafe, sulla base di quella che è la popolazione iscritta in anagrafe per ciascun comune. Non è una competenza che riguarda l'Istat. L'Istat rispetto alla parte elettorale si occupa invece di costruire i collegi elettorali per la definizione della elezioni politiche, non quelle amministrative, non locali. Ecco. Allora, grazie Gerardo. C'è una domanda per noi della comunicazione. Michela, ci chiedono se abbiamo provato a coinvolgere a livello di comunicazione centrale, quindi non sui territori, i media stranieri oppure gli ambassador. E c'è anche un'offerta di partecipazione, di compartecipazione e di collaborazione sul canale online Ruzum Press. A te la risposta e poi voglio invece prepararmi e prego i colleghi a leggere in chat la domanda su una questione che mi sembra la più delicata.
Allora, per quanto riguarda, no, in questa fase non ancora, questo era un primo contatto, allora è il primo contatto che diciamo che quest'anno, in questa edizione abbiamo avviato anche con le testate per stranieri. Dovete considerare che nel 2019 noi organizzammo un vero e proprio press briefing con la stampa per stranieri. E quindi in quell'occasione ci fu un primo scambio di contenuti, di informazioni. Poi il 2020 sappiamo quello che è successo. Questo per noi era il momento per ritirare, riprendere i contatti e quindi definire delle modalità di interazione. Mi permetto, scusami Serenella, solo di dire, non so se Anna Tononi invece come referente, poiché nella richiesta si parla proprio di un'intervista, quindi di contenuti per i media, se Anna ritiene opportuno intervenire nello specifico, anche perché normalmente questo tipo di canali di questa gestione viene gestita, viene appunto curata direttamente dall'ufficio stampa. Allora, ecco, buongiorno. Al momento non abbiamo previsto cose del genere, possiamo pensarci, al momento non saprei dire di più. Possiamo pensarci anche con, diciamo, in un team di comunicazione ufficio stampa. Però al momento non ne abbiamo parlato. L'unica cosa che posso suggerire ai colleghi che sono collegati, appartenenti a testate giornalistiche straniere, è se hanno interesse di inviare all'indirizzo di posta elettronica che era segnalato nel PowerPoint di Micaela Pacello, interagire con noi e segnalare le testate che saranno chiaramente aggiunte alle nostre mailing list, alle nostre liste di distribuzione e qualsiasi altra necessità abbiate. Sì, il senso dell'intervento della collega Tononi, che apprezzo moltissimo perché poi il collegamento tra le attività di comunicazione e ufficio stampa è costante, e che comunque sia la comunicazione dell'Istat che l'ufficio stampa dell'Istat sono assolutamente disponibili a entrare in contatto con chiunque voglia fare delle proposte. C'è anche un'associazione di mediatori culturali che ci ha appena scritto per chiederci materiale. E passerò la richiesta, e la risposta è ovviamente sì, ma comunque è tutto scaricabile dal sito. Poi invece c'è una domanda che credo abbastanza importante, soprattutto per il periodo. Data l'emergenza pandemica, che speriamo si avvii a terminare quanto prima, ma che comunque c'è, ci chiedono, ci sono domande riguardanti gli aspetti di salute personale sul questionario? Allora, vediamo se c'è qualche collega che vuole rispondere, altrimenti prego, se volete rispondere, credo che di vedere in video il collega Ceccarelli. Ecco, c'ho l'audio attivato. Volevo aggiungere una piccola cosa rispetto alle informazioni che l'Istat produce sull'andamento della pandemia. C'è un'apposita sezione sul nostro sito, che è facilmente individuabile perché è colorata in verde, e entrando lì si trovano tutte le informazioni che di volta in volta l'istituto mette a disposizione, da aggiorna appunto per quello che ci riguarda e per le collaborazioni che ci abbiamo col Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, quanto noi possiamo mettere a disposizione della comunità con i nostri dati sulla pandemia, sugli effetti della pandemia. E per quanto riguarda lo stato di salute, non ci sono, se non erro, poi Gerardo ed Evelina in caso mi correggono, non ci sono domande che appunto chiedono queste informazioni ai cittadini. Credo che ci sia una batteria, un gruppetto di domande invece relative allo smart working, perché appunto sono delle forme di lavoro che ovviamente il Covid ha particolarmente stimolato e promosso. Credo di aver risposto a tutto quanto.
quanto richiesto. Allora, grazie Claudio. Le domande non ce ne sono più, pensiamo, ci auguriamo di aver risposto esaurientemente alle vostre domande, ma comunque restano attivi tutti i numeri di contatto dell'Istat, sia quelli usuali dell'Istituto Nazionale di Statistica, sia naturalmente quelli dedicati ai censimenti permanenti. Prima di salutarvi vi ricordo appunto qualche punto d'appoggio che vi potrà essere utile per il futuro, ed è censimenti.giornodopogiorno.it. Avete visto sia attraverso il video tutorial sia attraverso la navigazione sul sito che c'è una parte dedicata alle comunità straniere. Noi comunque vi diamo un ulteriore appuntamento il 5 ottobre, quello in cui lanceremo ufficialmente questo censimento della popolazione 2021, ricordo, si apre ad ottobre, finisce a dicembre, si divide in rilevazioni di tipo areali che terminano il 18 novembre e quelle da lista che terminano il 23 dicembre. Lo ripetiamo perché è sempre bene ripetere, io credo, i concetti importanti e anche quelli sostanziali. Rispondere è un obbligo, ma non è su questo che vogliamo fare leva. La vostra grande partecipazione a quella del 2018 e a quello del 2019 ci convince assolutamente di del fatto che abbiate assolutamente capito qual è l'importanza di stare in questo processo. Quello del 2021 è il censimento dopo il Covid. Quindi, anche per rispondere ad alcune delle domande che proprio da ultimo sono venute da voi, riteniamo che la vostra partecipazione, come quella di tutti gli altri, sia tanto più importante perché per far ripartire il Paese, per utilizzare al meglio le risorse del PNRR, occorre naturalmente dare gli strumenti di lettura a chi deve fare le policy e quindi a chi deve fare i decisori. Io a questo punto mi fermo qui, ringrazio in ordine Gerardo Gallo, Nicoletta Ferrante, Claudia Ceccarelli, Novella Cecconi, Michaela Pacello, Anna Tononi dell'ISAP, la regia di Pomiglio Blumi, in particolare Carmela Parisi, e vi do appuntamento al 5 ottobre. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon censimento a tutti.